Ti senti? Quello con la barba. Ti senti? Però appena sblocco i titoli, perché io gli ho detto adesso faccio le condivisions. Cioè, l'unico posto dove ti puoi mettere è qua a sedere qui. Cioè, per capirci, quando giochi faccio lì, domenica? Te ci vai, diciamo... Io vado via domani e torno domenica sera. Ah, quindi la ripeti tutta. Fai il sabato commento? No, 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 adesso ho due dispositivi e faccio tutti i commenti. Quando scarico uno metto sotto l'altro. Grazie a te. Quelli che avevano picchietti i soldi li hanno fatti. Adesso non li fanno neanche più neanche. Il maestro era... Il maestro li ha fatti i maestri. Li ha fatti? Sì, ma non come c'era di te. La vita che non lo vede. È un po' che non ci sentiamo. Anche te un po' che non ci sentiamo. Sentiamo un po'. Sono fatto fuori dal gioco. Non è quello il problema, sì. Perché la gente è sempre, lo dice sempre il maestro, lo dice no, 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 ma è vero, una delle poche volte che ha ragione. Sabrina? Se torni indietro il tuo posto sarà eliminato. Cosa fa? Cosa è venuto fuori? Sì, non sei più capace? No. Gruppo. Ma va, vabbè, se uno dice fai la prima, si incontra. Vabbè, però gli altri devono giocare a corpetto. Perché devono cambiare gli altri? Caro, c'è caso di lui, che fermo. Non mi hai convinto. Grazie figlio, sto scusa. Calma, va bene. 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 Puoi fare quello che vuoi, guarda che non mi vieni in braccio perché sai io ultimamente non ho più la spinta di prima. Spostato la palla in alto.
vicino agli ometti, morbidi. Ma loro la stanno facendo il commento o fanno finta? Sono dopo non pago alla fine. Allora io devo condividere. Basta uno. Grande. Le fermo il cacino. È troppo alto. Proviamo. Cinque batterie. Ah, sono usciti? Ah, non li avevo visti. Sono uscite le batterie, sono una tanta roba. E poi montano sui master lì? Sì. Infatti lunedì mattina dovrebbe essere certa lavorata. Beh, che là c'hanno 10 miliardi. No, no. Due in più non li ho messi. No, no, ci sono. Ci sono? No. No, dopo nella pagina di Ravenna ci sono. Sono i numeri ma non i nomi. 25 batterie sono 200 giocatori. Ma che ci va domenica mattina? Basta. Sono una delle marche, se non sono andato a scuola. 32 di Ancona, 15 di Ascoli, 25 di Macerata, più o meno. Eccoci collegati con Giuliano 3, l'altro collegamento, ricordo l'altro collegamento biliardi 1 e 2, il commento di Pier Giorgio, Alessandrini e Valerio Albisi. Qui dovrete presentare il sottoscritto. Inquadrati Danilo Portecchi e Maurizio Facchi. Sta a scrivere per me? Non scrive mai neanche per te. Anche Senigallia, Montignano, c'è anche Collemarino e Collemarino, Palombino. Vabbè, domenica mattina sono due parti diverse. Per forza, puoi fare al massimo 100 giorni, se ne fai di più però vai a finire. Con 25 giorni fa 9 squadre. 8. Sono 14 giorni. Sabato 3 5 3
quindi ne ho quindi per le mie idee. Dopo la domenica c'è anche la finale del paese di Montieri e quell'altro. È morto dal freddo. Ma da noi si dice invece di infarto. Inculato. Metà tempo. Ciao, 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 ciao,
tanto arrivano le statistiche della passata stagione, ovviamente ringraziamo Fabio Rossi, speculari quelli di Gamboni e Leonardi 23-33, De Cardellini a 27-34 della stagione, quest'anno è partito male, poi piano piano sta rientrando nel binario. Per che riguarda quest'anno invece, come detto Cardellini 2-6, una delle prime quattro. In sostanza 50%, 4-6 per Leonardo Gamboni, 5-6 per il Master, esatto, per il Master terzo classificato, Alessandro Laderi, terzo classificato naturalmente nell'anno scorso, verso il semifinale. Cambio di prove, sentiamo fra poco il commento della partita. Devono rimanere anche un po' più vicino al microfono, vedo che quando sono più vicino fischio di meno. Inquadrati quindi Luca Mini e Stefano Bolognese, ma più di un minuto sarà partito, sarà il circolo dello sport. Punto di differenza, terzi. Un punto più sotto, i giocatori di casa, circolo dello sport. Ancora tutto da definire, siamo alla settima. Alla
7,34 m. Non si può assolutamente fare dei verdetti. Comunque si va. Chi è interessato anche altro di sapere con il commento. Statistiche per quel che riguarda la Taverna Verde. ODM. Due giocatori, 4 su 6. Che te gara. 2, 5 su 6, Corbetta e Cicali. Attenzione Luca Mini, prima bocciata del match. Quello di prima, 10 di seconda. Risponde per un pochino, va sì a segnare. Punto tutt'altro che proibitivo. Risponde Maurizio Pucchi. E va a segnare. Il punto Stefano Bologna è 2 contro 0. Nino Cortecchio.
Fabrizio Fucchi. Quindi due laterali, spinta corta. Scende il pallino, a malapena, ma scende. Cercare un punto, attenzione, entra troppo alla fine, torna indietro la biglia, buon per lui che va a segnare. La biglia dovrebbe essere rimasta nella mezzeria superiore. Segnare bene, tanto le altre partite c'è il tentativo di fuga di Claudio Leonardi, 26-0 con la bocciata, diventa 28-0. Ma Simone, niente. Per adesso sono i 16 pagati la differenza. Due volte due è un fatto. Dodici-9 alti Ravaglia su Benedetti Berti. Stefano Bolognese trasponde. Bersaglio grosso per lui, la biglia rossa. Se non entra troppo, va a pagare un diritto.
quindi sono proprio 8 punti di colore, 26 a 10. Secondo 10 e 36 a 10. Scappa via, esce di casa. Europa League in due partite del ciclo dello sport. Sì, uno lo smart TV può far qui. Questo è, questo è sommato nel cervello, però vabbè, le pagine. Sono tre finestre del televisore. Prima di Danilo Cortecchia. Vinto anche oggi. Siamo usciti a seguire 3 contro 1, nonostante la prima tutt'altro che trascendentale, è riuscito a costruire un doppio vantaggio di Biglia. Adesso si prova ad abbassare il pallino per intavolare il colore. L'azione è riuscita. Attenzione, adesso è importante ricordare due biglie per Maurizio Fucchi, intanto l'ultima per la coppia bolognese. Coincidenza e si va a qualificare a sponda di fianco al pallino. Difficile anche il tiro d'apertura, attenzione, rischi collaterali. Segnare, fa la barba la rossa Maurizio Fucchi. Tutto bene quel che finisce bene. Punto sicuramente non difficile, ma reso complicato dalla strada presa dal giocatore 1, che adesso va a bocciare. Ciao Mauri. Un'altra storia qua, filotto. 20 a 36. Thank you.
pelarli e pelarla, mamma mia, che rischio. Facile vedere che non ho preso la biglia, ma il tiro è pur sempre a spingere per Lucamini, sponde pallino per Roraccio, per Lucamini, anche qui per discutere la posizione. Sponde subito dopo il pallone, la sponda quasi più in alto, e Roraccio, e adesso si tenta Stefano Bolognesi, un tiro che non viene indovinato, anzi tutt'altro. Dai. L'importante era segnare e far spendere l'ultimo avversario. Sponde due pezzi, ma probabilmente segna, forse che vediamo ma Simone rientra, prova di rientro per Massimo Cicalli, 23-28 e il parziale dice 23-0. Fine per Luigi Bolognesi, 39-20. Terzo pallino. Terzo 10, altra volta c'è lo strike addirittura, 12-3-32, 51-20, in fuga la coppia del circo dello sport. Filata, ma non troppo. Devo vedere se c'è luce fra il pallino e la biglia. In caso negativo sembra solo un laterale. Se invece c'è luce fra i due pezzi non si sa. E comunque il punteggio 51-20 potrebbe consigliare ad andare a punto.
infatti. Tentativo di cambiare. Grande Luca! No, perfezione. Lucanini, adesso che perfetto fino a qui. Forse una sbavatura. Assolutamente da prendere. Qua l'effetto tre sponde, ma è molto larga, perde il vantaggio. Riprova. Riesce in qualche modo a entrare. L'errore di prima. Oh. Pesante. Luca. Andare la biglia per il colore. No, Mauri. Tutto di colore. Bisogna rimettere in partita di colore. Sempre l'ultima cosa da fare in questa categoria. Uno mini bolognese, attenzione a Maurizio Fucchi, due laterali. Meno 19, 32 a 51. Ricordo che non si tratta di una partita con il commento di Piazzoso Alessandrini, Valerio Albigi, Claudio Leonardi, Massimo Ciccaro, Alberto Berti, Fabrizio Benedetti, Luca Alpi, Loris, Ravaglio. Luca. Buona la prima di Luca Mini. Claudio. Coperta. Parificata, quindi sarà un tentativo di risalire. Che il pollino segna
Sveglia per Corticchio. Attenzione alla quarta del Pigliardo. Sembra buono. È infatti molto buono. Ben, bravo. Vicina, quindi molto difficile trovarla da Birilli. Alla fine due punti per la coppia di casa, 5-3-3-2, quarto pallino per Lucchini. Quattro punti, sporca le sue mani. Siamo pur sempre 36 in 4, che fa 9. Vai. Dai Albert, da fuori! Risponde Stefano Bonini, si sembra molto bravo. Vediamo se la spinta è giusta per segnarla. Sì, sembra. Fermate in tempo per meglio dire. Verrà sicuramente richiesta una misurazione. Ne segna e la porta sulla propria, ma segna. Molto stretto il tiro d'effetto. Stefano, attenzione, ribadisco, a rimettere in partita gli avversari.
troppo difficile. Ho di due sponde esterno, devo muovere il plino di un paio di centimetri, anche meno forse. È buonissimo. Dai, è entrato con l'ultima in un spazio relativamente largo. Tecchia Cucchi, 57 mini bolognesi. Attenzione, con un pieno si torna in scia. Auri. C'è il 10 per Maurizio Cucchi e il meno 7. Abbiamo una partita e siamo contenti. Risponde Maurizio Fucchi. Vediamo se copre bene. È molto buona. Camini, che sta giocando veramente a livelli eccelsi. Una volta solo il rosso. La bocciata. La bocciata. Una volta vero? E una volta in mezzo. Sarà saldato, c'è tutte bocciate lì, tutte bocciate sulla fila, buona biglia ancora per lo Cortecchio. Ultima per il puntatore del Grand Hotel Taverna Versus. Posizionarsi nel modo giusto. C'è un tiro a misura, non sembra particolarmente complicato. È comunque fondamentale portare a casa il pallino. Bravissimo. 5-9, 5-0, quinto pallino Lucamini.
49 a 50. 5-46. 9-33 dice la media. No, ma Simone. Zero Bocciofi da Imola in casa degli alberghi. Maurizio Zoffoli 100, Daniele De Lorenzi 82, questo è lo score. Punti intanto con il Fucchi, 58 a 69. Thank you.
4 piloti di coppia, 34 Alpi Ravaglia, 27 Berti Benedetti, mentre più 15 Claudio Leonardi, 5-9-4-4. Bravo Loris. Ma due sponde, scivolo sullo stretto, segna là la biglia di Leopoldo Chiari, terza in arrivo. Situazione 3 contro 1 per Bolognesi, ci decide per il trasponde. Non segna. Ancora 58 tiro di prima che viene eseguito adesso. Mette una toppa all'errore di prima. Dentro gli otto di colore, questo è un brutto errore. Il giocatore è un brutto. Otto di colore, praticamente a spingere. Si guarderà quest'ultima, 5 già scritti, già verbalizzati. Intanto 80 Leonardi, 56 Cicali. Punti di colore alla fine è 77, quindi si va per il match ball. 4 per chiudere. Della grande media 6,54. La media torna a 9 e comunque 1-0 circolo dello sport. Andiamo a seguire la partita che è già possibile seguire con il commento di interromperemo il collegamento per riprenderlo all'inizio del secondo tempo con un altro link, ricordiamo, anzi visto la possibilità
di vedere entrambe le partite dell'altro collegamento, direi che possiamo tranquillamente risentirci più tardi, all'inizio del secondo tempo. Quindi ci sentiamo dopo la ripresa.